Sono particolarmente vicino al caro popolo dell'Indonesia, in modo speciale alle comunità cristiane. A poche ore dagli attentati il Papa ha fatto sentire la sua voce durante il Regina Coeli nella Domenica dell'Ascensione. Invochiamo il Dio della pace affinché faccia cessare queste violente azioni. Francesco lo sminatore, per disinnescare le bombe d'odio di chi usa la religione come copertura al terrorismo. Nel 2014 al Muro del Pianto l'abbraccio con un rabbino e un musulmano suoi amici. L'anno dopo in Centrafrica il giro in papamobile con l'imam. Si bilanciano così i video freneticanti dell'ISIS. Il Papa è stato l'unico tra i grandi leader mondiali ad alzare la voce in difesa dei Rohingya, i più emarginati tra i musulmani, spiazzando ancora una volta gli estremisti islamici. Il 1° dicembre a Dhaka ha incontrato un gruppo di profughi e ha pregato con loro. Ora si parla di una conferenza internazionale sui Rohingya da tenersi entro l'anno proprio a Roma. Intanto l'ennesimo invito. Nel cuore di tutti trovino spazio non sentimenti di odio e violenza, ma di riconciliazione e di fraternità.